Alla presentazione della finale di Scudetto che prende forum domani, il presidente Petrucci ha presentato nuovo trofeo che viene aggiunto a quello del Lega Basket presentato a Bologna presso il quartier generale di Unipolsai, sponsor del titolo di Serie A con un rinnovato impegno prossimi 3 anni. La LBA Finals 2023 al migliore dei casi delle 7 partite che iniziano domani al Forum Assago con il Race 1, Race 1 terzo epilogo del campionato. In comune i partecipanti, Gianni Petrucci, Umberto Gandini, Luca Baraldi dell'accordo con la FIPE ha introdotto la novità di questa finale, cioè lo Scudetto Trophy, il premio progettato e ricercato dalla FIPE che viene aggiunto a quello della Lega. Siamo alla vigilia del primo gioco della LBA Finali, sono sicuro che Milano e Bologna combatteranno e renderanno tutti i fan di Great Basketball. Come campionato continuiamo a innovare il prodotto per rendere la visione del nostro campionato sempre più coinvolgente in occasione finali LBA, durante la TV in diretta. Puoi ascoltare l'audio delle recensioni del replay di Asset con il dialogo degli arbitri e gli elementi scaglie durante i timeout. Gianni Petrucci ha parlato della grande sfida di Milano-Bologna, c'è grande anticipazione per conoscere la squadra del campione italiano, ma soprattutto per vivere una gara dopo la gara sfida che è appassionata, divide, unisce e lo fa parlare. La stagione passata ha confermato il livello del nostro torneo massimo. Spettatori e numeri sociali stanno aumentando. Che cosa desiderare per le finali? Dopo essersi goduti l'intera serie ho parlato per i Teams.World di Milano, abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivare qui, non vediamo l'ora di iniziare, ha detto Stavropoulos, spero e penso che saranno belle finali, sicuramente saranno equilibrati. Ci piace Milano, è molto felice di iniziare questi giochi di fronte al nostro pubblico che ci è stato vicino per tutta la stagione. Ecco il fronte Virtus, non abbiamo più la scusa di dire che non siamo una squadra di Euroleague, sottolineata Baraldi, e quindi dobbiamo avere ancora più motivazioni per confrontarci con una grande squadra come Olimpia. Inizieremo con così tanto entusiasmo e lasceremo l'onere di iniziare le operazioni di Scudetto in Olimpia. Invito tutti a partecipare e vedere questi giochi o direttamente o per tutto TV, perché ci saranno momenti di grande basket che saranno un orgoglio per il nostro paese, le nostre istituzioni e tutti gli sport italiani.